Ciao, benvenuti alla finale per i team. Complimenti a tutti i ragazzi e ai componenti dei team qualificati. Quota numero 1, 11 minuti di time cap, 120 lavorando, 120 ground to overhead, 40 bar muscle up. Luca. Flow di questo workout. Gli atleti si troveranno sulla starting mat 3, 2, 1. Non importa chi, sarà a vostra scelta. L'atleta andrà alla prima postazione a svolgere 40 double under. Terminati 40 double under, darà il 5 al suo compagno che andrà a fare gli altri 40 e così anche il terzo. Dopodiché vi porterete al bilanciere. L'atleta che andrà a fare per primo i ground to over dovrà performare 40 ground to over, a quel punto darà il cambio al suo compagno che farà avanzare il bilanciere alla stazione successiva. Altri 40, cambio del compagno, avanzamento del bilanciere alla terza stazione, ultimi 40 ground to over e a quel punto il team si porterà sotto lì per fare i bar muscle up. Requisito minimo sarà 5 bar muscle up per ogni singolo componente del team, dopodiché per l'appunto dovrete fare 40 bar muscle up. Il workout termina quando i componenti del team, tutti i componenti del team, avranno raggiunto la starting line. Guardiamo gli standard del workout, Luca. Perfetto, molto semplici, molto lineari. Double under, la corda dovrà passare due volte per ogni salto sotto i piedi. Ground to overhead, guarderemo la top position, quindi in bottom position potrete fare il touch and go, non il bouncing, in top position, piedi paralleli, ginocchia bloccate, anche aperte, gomiti bloccati e bilanciere in midline sulla verticale del corpo. Bar muscle up, ovviamente vorremmo vedere una frazione di dip nella fase di estensione in top position e l'atleta dovrà avere le spalle sulla verticale della sbarra o avanti, non potrà abbandonare la sbarra prima di aver fatto per l'appunto la frazione di dip. Nel fare il keeping del bar muscle up non potrete andare con i piedi oltre la sbarra. Buona fortuna!